ci troviamo davanti a questa foto che è quella che più mi ha emozionato, diciamo, perché vista sull'album che abbiamo portato dall'archivio meraviglioso di San Zeno in Monte, vista piccola, lì ho capito subito che se fossimo arrivati a farla veramente come volevo io, e siamo arrivati a farla come volevo io, cioè una post-produzione per schiarirla, per portarla ad essere una grande stampa, per far vedere come era la prima sala operatoria. Cioè qua veramente la mente, quando la stai lavorando, spazia, e vedere questo lettino messo lì così, in questa sala, diciamo una sala normalissima, con due secchi, che quei due secchi lì lasciano immaginare tutto, questa lampada che confronto quelle che ci sono adesso, questa lampada di normale illuminazione è veramente, mi ha fatto veramente emozionare, perché poi esco con la mente da questa stanza e entro nella sala operatoria dove c'è il robot Da Vinci, dove il chirurgo opera a 5 metri dal paziente con il joystick, lì veramente fa capire che salto c'è stato importante in questa eccellenza, diciamo, nell'ospedale di Negrara. L'abbiamo concepita, diciamo, in tutto questo corridoio, la parte destra, diciamo, abbiamo iniziato proprio dai primordi, diciamo, dal 1922, sulla parte destra l'abbiamo ottenuta proprio sulle foto vecchie, diciamo, e la parte sinistra su quelle attuali. Abbiamo stampato queste foto su un materiale particolare di ultima generazione, che materiale che mi fa risultare la foto proprio quasi in tridimensione, materiale importante dove tiene la stampa in maniera eccellente. I pannelli sono 17 da una parte e 19 dall'altra parte, sicché sono 36 pannelli, insomma sembra proprio una, come posso dire, una personale, diciamo, cioè proprio una mostra. Oltretutto questa location è indicatissima, perché quando Elena e Matteo mi avevano detto che verrà messa in questa location, cioè io l'avevo già vista sopra. Allora, questa mostra penso che nasca nel 2020, quando è stata fatta la palazzina. Ho pensato subito che fosse un posto ideale per fare delle esposizioni. Poi è venuto l'anno del centenario ed era l'occasione giusta per raccontare la storia, grazie a tutto l'archivio che avevamo, ma anche l'archivio storico. Infatti è stata un'emozione, soprattutto il lavoro di ricerca di ricerca nell'archivio storico di San Zeno, dove sono emerse delle cose straordinarie e anche dei documenti straordinari, perché abbiamo potuto riprodurre l'atto di compravendita dell'ospedale di Negrar. Ed è un'emozione anche di come abbiamo deciso insieme al collega Matteo Caveiari di disporla, perché è un'evoluzione dell'ospedale di Negrar, ma è un'evoluzione di tutta la scienza medica. Io inviterei a vedere la prima sala operatoria e confrontarle con le sale operatorie di oggi.